Arrivai a Mosca di domenica pomeriggio. Suonavano tutte le campane della città. Sembrava un grandioso villaggio orientale. La città era interessante per tutta questa gente indaffarata, frettolosa, che si incontrava per strada. Vidi soldati rossi, marcianti con i loro canti ribelli, i visi che esprimevano orgoglio e intelligenza. Vidi una società nuova. Sentivo la tradizione rivoluzionaria. La sera andai a trovare il grande maestro nel mausoleo, sotto le mura del Cremlino. Ma Vidali, quando arriva in Russia, come poteva essere visto? Vidali era considerato un uomo che veniva da un mondo che non era il mondo occidentale inteso in senso proprio. Cioè, Vidali non veniva dall'Italia. Vidali era una specie di apolide, il quale veniva del resto da Trieste, che aveva cambiato posizione statale, oltre che ovviamente politica. Vidali era per tutti una specie di apolide. Innanzitutto lo era per se stesso.